bisogna apprezzare la partecipazione dei bambini. La partecipazione dei bambini, perché purtroppo, nonostante io abbia visto molti, moltissimi temi positivi, alcuni condivisibili, altri meno, come per esempio l'architetto, purtroppo, e abbia anche apprezzato soprattutto l'intervento del professore quando dice il piano regolatore, il piano culturale, il regolamento urbanistico non deve essere lasciato in mano semplicemente alla politica e soprattutto né ai costruttori né ai proprietari dei terreni, perché sennò siamo scelti del territorio, non solo come oggi purtroppo anche molti casi, ma soprattutto che peraltro io ritengo ancora una realtà notevolmente positiva rispetto a tutto quello che abbiamo intorno, la ritengo forse sbagliando, si parla di degrado, si è parlato molto di degrado negli ultimi anni, soprattutto negli anni in cui abbiamo amministrato noi del centrodestra, mentre oggi questo degrado è sparito anche dalla stampa, a me non sembra che sia sparito però dalla città, voglio fare una piccola polemica, un piccolo inciso, si parla di degrado, ma Montecatini per me, per come la ritengo io, è ancora una realtà decisamente positiva rispetto a tutto ciò che abbiamo avuto. E allora, se non vogliamo perpetrare questo scempio, non dobbiamo appunto lasciare che i regolatori, comunque i regolamenti urbanistici, in mano ai costruttori. C'è un però, io faccio un inciso, sono stato criticato sulla stampa online i giorni scorsi perché ho fatto un intervento sul polo scolastico di cui si parla da molti anni e che è di fermo. Tra l'altro ho apprezzato molto la risposta del consigliere Rosellini che mi ha definito intellettualmente onesto. Ci sono state una serie di polemiche, io dico tutto bello, lasciamo da parte i costruttori, lasciamo da parte i proprietari dei terreni, ma non possiamo a prescindere farlo, perché tutto bello, ma ci vuole anche una fattibilità economica. Quindi si passa da un estremo all'altro. Quindi, e anche quello che è stato fatto in questo percorso, sicuramente apprezzato dalla cittadinanza, vedo molti qua, persone fra il pubblico che sicuramente hanno partecipato, deve avere una base economica, una fattibilità economica. E soprattutto quello che però non ho visto in queste slide, in questa discussione, sono novità rispetto ai problemi della città o comunque o rispetto agli obiettivi, chiamiamoli obiettivi, voglio parlare in maniera positiva, della città, che ha evidenziato per esempio l'architetto ha detto che ha definito problemi maturi, magari maturi. Io definisco a questo punto problemi storici e purtroppo anche problemi cancreniti, perché la possibilità dei sottopassi, che piaccia o no, però io credo che economicamente sia il passo più veloce, più fattibile per arrivare a un miglioramento della viabilità cittadina. Io non credo, purtroppo, ne sento parlare da quando ero bimbo, e molto probabilmente sentirà parlare anche una figliola, non credo che si arriverà realmente a un interramento della ferrovia. Al di là del fatto dei problemi tecnici delle acque che verrebbero tagliate in due, e non so se si andrebbero a creare dei danni, perché la teoria è una cosa, gli studi geologici sono una cosa, la realtà dei fatti poi tutti noi sappiamo che alle volte quando vengono affrontati certi problemi, le previsioni, gli studi saltano. E quindi l'acqua termale che era, dovrebbe, e spero che in futuro sarà ancora bene in Montecatini, rischierebbe una botta in questo caso. E quindi sono problemi incancreniti perché? Perché già negli anni 80 i sottopassi avevano avuto la possibilità di arrivare a Montecatini e di essere realizzati. C'era la possibilità di realizzare. Ci fu una grossa polemica, furono abbandonati perché tutti speravamo nel miracolo economico o non so quale cosa. È vero, i sottopassi non sono belli, però a un certo punto bisogna decidere, siamo grandi, siamo appunto i bambini che si partecipano, danno un impulso,
una novità possono portare, però poi bisogna analizzare i problemi, trovare l'effettività. E allora io credo che da grandi quali siamo dovremmo cercare, fatto questo percorso, al quale io peraltro non ho partecipato, però ho apprezzato in questo momento, dovremmo cercare più che continuare il percorso di cercare di focalizzare degli obiettivi fattibili per arrivare ad un reale miglioramento della città. E questo sta all'amministrazione, sta a voi, con delle scelte politiche, ad individuare degli obiettivi precisi e limitati, perché chiaramente, come si dice, brutto usare frasi fatte, la coperta è corta, quindi non tutto può essere realizzato. Vanno focalizzati gli obiettivi, vanno scelti in una maniera appropriata e soprattutto, come ha detto Paola, forse obiettivi non troppo elevati, perché si rischia di cercare chissà che cosa e di arrivare a nulla. Quindi cerchiamo quello che vorrei io, che mi auguro, che mi auguro è che, e faccio esordio qui l'amministrazione, a questo punto, visto che da questo studio è durato parecchio tempo, mi sembra, che è costato limitatamente, ma comunque è costato ovviamente l'amministrazione. Poco l'amministrazione. 48.000 euro. 10. Vabbè, comunque in ogni caso si focalizzino a questo punto degli obiettivi e si possa arrivare dallo studio alle realtà concrete, anche piccole cose, ma che possano portare avanti la nostra cittadina, perché a oggi, insomma, tempo nel passato. Qualcuno starà già pensando, ma te che hai fatto prima? E va bene, è sempre il solito discorso, sono stato 2 anni, sì, lo so signora, ma io non ho, guardi, le sto parlando, con il cuore aperto e con la faccia al vento come sempre. Sapevo che qualcuno avrebbe detto, ma mi sta 2 anni e mezzo, qualcosa ho fatto. Se lei va a vedere i documenti, qualcosa ha fatto, che piaccia oppure no. E sono ancora qua e domani forse ci sarò, non lo so. Comunque non mi nasconderò mai niente, mai da niente e da nessuno.